il legame tra arte e pugilato è già nel nome. La nobile arte è assolutamente l'unione di queste due discipline. Io personalmente le ho unite perché erano parte della mia vita. Sono nato e cresciuto a Milano, però sono figlio di due culture, nel senso che mia mamma è italiano-cristiano-cattolica e mio papà invece è egiziano-musulmano. Però ecco, mi definisco spesso figlio della tolleranza perché sono cresciuto in mezzo al rispetto e allo scambio sempre costruttivo, no, di due culture. Essere cresciuto in questo rispetto totale per me è stato fondamentale anche appunto per intraprendere la mia carriera artistica, perché l'arte è questa cosa, no? Non ha colore, non ha bandiera e quindi è un vero rapporto di sangue come avviene nella famiglia. I primi quadri con i pugni nascono da un episodio di quando ero giovanissimo, dove in un allenamento capitò di far male al naso al mio compagno e quindi ci fu l'interruzione dell'allenamento, io andai al sacco. Portando i primi due colpi avevo ancora chiaramente sul guantone un po' di sangue e si stamparono questi due segni. Ho immaginato immediatamente la pittura e quindi sono corso nel box dove ai tempi dipingevo, ho preso i miei guantoni più belli tra l'altro, ho preso una tolla di vernice bianca per esterni, ho immerso i guantoni e ho picchiato la parete. Ho avuto la sensazione che fosse una cosa forte, mai fatta. Questa è la parte più bella dello studio. Cioè, sono tutti i rimbalzi ottenuti da questi quadri. È una texture che in pittura è inottenibile, cioè solo la casualità del gesto può far ottenere un risultato del genere. Tant'è che non sono mai riuscito più a coprirlo e ho voluto che il muro andasse in contemporanea al mio lavoro. Praticamente srotolo la tela su questo MDF molto duro fino anche a coprire queste due sedie che mi permettono poi di prendere questa terza dimensione di schizzi e una volta asciutto lo tiro in un telaio e diventa un quadro a tutti gli effetti. Per me questa frase "I'm not punching to destroy, I'm creating" è il senso di quello che faccio, proprio perché ho sempre avuto così tanta rabbia nel sentire giudicato questo sport violento, che è semplicemente invece gestione dell'aggressività, che è ben diverso. Il valore di questo sport andava, secondo me, evidenziato maggiormente anche in un mondo come l'arte, che è intellettuale, no?